Allora ragazzi, salve a tutti. Siamo tutti capaci a guardare prima il risultato, no? E poi commentare su questa grande nazionale. Belgio Italia 0-2. Anche questo, secondo me, è un risultato molto pochettino finto, perché alla fine io non è che vedo tutto su gran merito la vittoria dell'Italia. Allora state a dire ma sì, me le critiche della nazionale. Allora ragazzi, guardiamo bene com'è la partita, perché abbiamo iniziato che ok, che il Belgio non ha fatto chissà che cosa all'inizio. Poi ha avuto delle occasioni da gol che clamorose, perché poi c'era Lukaku, se ne è aspettato, ha sbagliato due gol allucinanti, proprio davanti al portiere praticamente. Però ragazzi, Giaccherini, grande Giaccherini, ma all'inizio Giaccherini non riusciva a stoppare un pallone. Quello tutti si sono dimenticati, le cappellate di Chiellini, i passaggi del cazzo a piedi quadrati, quindi nessuno li ha visti. Nessuno ha visto la cazzata di Barzagli quando vinciamo 1-0 secondo tempo, nessuno l'ha vista quella. Questo è un cappello che decide una partita. Poi a noi c'è andato a culo che... Vabbè, adesso la fine è boh, ragazzi, la nostra squadra è questa, la qualità è scarsa. Perché, ok, abbiamo anche una difesa rocciosa, ma tutti i piedi buoni non è che li abbiamo, Perché comunque... Sì, ma alla fine... Per carità, Giaccherini ha fatto una buona partita... Dal punto di vista che magari ha tenuto un po' il campo, ha corso, però ha fatto, a parte il gol, che per carità bel gol, ha stoppato bene eccetera, però per il resto, a parte correre, mica certe volte, cioè, all'inizio, cioè, mani nei capelli, cioè ha sbagliato degli stop allucinanti. Quindi dicevo Giaccherini, vabbè, sì, bel gol per carità, proprio per il resto. Ed er invece lo vedo un po' cupo. Diciamo che corre, ma è un po' insipido, per così dire. Infatti poi è entrato Immobile, ha un po' rinfrescato l'attacco davanti. Però alla fin fine la nostra tattica solo quella può essere. Contropiede. Tutti dietro e contropiede. Solo così possiamo giocare noi. Solo così ci possiamo giocare noi. Io tutta questa grande Italia non è che l'ho vista. Il risultato è abbastanza bugiardo. Perché alla fine il 2-0 l'abbiamo fatto all'ultimo minuto, che per carità, 2-0, cioè, è molto valido, perché alla fine è importante per la classifica, perché un gol in più è sempre molto importante. Quindi tra l'altro ci è andata bene che Irlanda e Svezia hanno pareggiato, quindi stiamo già primi da soli, quindi vediamo di non fare cazzate adesso abbiamo la Svezia che comunque è tosta, non è una squadra che sa, che a parte Ibra non è che sia sul squadrone, però comunque tutta questa grande Italia io non l'ho vista, ripeto, perché alla fine, ma come le altre squadre, alla fine la Germania, come anche la Spagna, ha vinto l'ultimo minuto, insomma, sono partite che è ovvio che non è una che ti possa giocare bene, perché alla fine non c'ha le sue tattiche, c'ha le sue cose, però comunque tutta questa grande Italia, sì, cuore c'è stato, per carità, cuore non lo metto in dubbio, coraggio c'è stato, alla fine non ci sono fatti prendere, cioè, non abbiamo avuto poi così paura dell'avversario. Però ragazzi, io cappellate ne ho viste, che tutti guardano i gol, cioè, però le cappellate teniamone anche conto, perché se facciamo una cappellata così poi perdiamo. Ma tu dici quello è lo scarso, perché uno guarda prima il risultato poi dice grande Italia. No, aspetta un attimo, guarda com'è la partita un attimo, guarda com'è la partita, perché abbiamo visto che abbiamo fatto pettare, ma anche quando abbiamo metto giù 1-0 andavo solo in contropiede, e ci può stare giocare così, perché almeno ti chiudi, per carità. Però ste cappellate a centrocampo, sì, passaggi del cazzo, mica Chiellini ha fatto dei passaggi che Barzagli una cappellata l'ha fatta, Ora ovviamente non si può giocare perfetti, per carità, cioè adesso non mi venite a dire che c'è stata, cioè, Italia perfetta, ma neanche poi più di tanto. Io sta perfezione non l'ho vista. Diciamo che abbiamo difeso bene, per carità, alla fine abbiamo il blocco Juve dietro, ci può stare. Poi ragazzi, non ci esaltiamo, perché è un 2-0 importante, per carità, tre punti molto pesanti, però
non è che poteva finire come 2 anni fa, che vincevano con l'Inghilterra e poi veniva partita con Costa Rica e con l'Uruguay. Perché alla fin fine il discorso è quello, ok, vincere questo, le altre due hanno pareggiato e va benissimo. Adesso puntiamo a vincere con la Svezia senza però soffrire troppo, perché comunque è vero che nel calcio deve anche soffrire, per carità. Però comunque, ripeto, io non ho visto tutta questa grande Italia. Per carità, il risultato è importante, pesante, 3 punti me li tengo stretti, per carità. Però non ci esaltiamo perché alla fine il livello è quello. Poi il Belgio, sì, anche il Belgio non ha fatto questa gran partita, De Bruyne è stato un po' opaco, Lukaku ha sbagliato 2 gol quasi fatti praticamente. Vabbè, per carità, poi Pelé 2 occasioni l'ha creato, 2 colpi di testa. Candreva ha fatto una discreta partita, una buona partita, ha fatto dei bei cross. Però a volte ho visto alcune lacune che dico, che cazzo, dei professionisti giocano in Serie A e fa sti passaggi del cazzo, sti stop che non arrivano a pallone. Per carità, alla fin fine c'è la stanchezza, siamo a giugno, alla fin fine. Però dei professionisti che giocano, fanno solo quello, io mi aspetto almeno. Si può sbagliare uno stop, per carità, ma non 1, 2, che 3 passaggi di qua, l'altro che sbilenco. Vediamo di darci una regolata adesso. Speriamo in bene di qualificarci con la Svezia, già avere una vittoria a 6 punti, siamo già qualificati e va bene. Poi tanto ci saranno quei 4 migliori terzi, quindi fare almeno 4, con 4 punti teoricamente dobbiamo qualificare, poi bisogna vedere le altre come vanno. Però pensiamo tanto a vincere e non perdere, innanzitutto, la prossima, e poi si vede. Comunque, grande Italia, no. Italia discreta, sì, ma non ci saltiamo, Quindi ragazzi, dopo questo vi saluto, appuntamento alla prossima, Forza Azzurri, e ditemi un po' cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se volete, ciao!